Bella ragazzi, allora siamo nel laboratorio elettronico. Ho il metal detector Garrett ADS, quello vintage, che abbiamo fatto le prove con i padelloni da profondità. Nel magazzino, guardando fra le vecchie cose, ho trovato una bobina Garrett che dovrebbe essere compatibile, che purtroppo manca il connettore, ma sempre fra i componenti elettronici ho trovato anche un connettore uguale a questo qui. Allora guardo le matasse e gli avvolgimenti in ohm. L'impedenza con la frequenza è differente rispetto al valore ohmico misurato, ma così diciamo che è più o meno uguale, perché con l'impedenza c'è anche la componente reattiva e capacitiva. Allora, guardiamo gli avvolgimenti. Lì il tester è già impostato ohm. Vuole un bel tester così a colori, AutoRange, 40 euro. Lo trovate al sito metaldetector24.com. Faccio la lettura. Faccio fatica perché tocca male. Sì, sono questi. Due sono questi. Sì, cinque e uno. Cinque e uno. Adesso guardo un avvolgimento, l'ho trovato. Allora, secondo me, l'altro avvolgimento sono gli altri due pin di sopra. E difatti, segna 17. Adesso guardo di trovare gli altri due pin. Ecco, vediamo se ci prendo. Di solito rosso nero. Guarda, ci ho preso subito 5-4, quello di basso l'ho trovata. Adesso tocco anche, difatti legge la mia resistenza, un mega, un mega. Allora, se il rosso nero è la bassa, la calza, e il bianco è l'alta. E di fatti vedete 19 ohm. Direi che ci siamo. Ho individuato i due pin del valvolgimento di bassa e dell'avvolgimento di alta. Ecco qui la bobina che ho trovato. Vedete? Sempre della Garrett. Qui c'è il metal detector Garrett ADS. Adesso non faccio altro, questo lo posso togliere così lavoro meglio. Non faccio altro che collegare il connettore. Non faccio altro che collegare il connettore qui c'è la bobina. Ecco, non faccio altro che collegare i fili come li ho visti collegati nel connettore dei padelloni, li collego anche sulla bobina. Infilo la carcassa. Si vede, sì. Così. Prima si sbiancano i contatti del connettore e poi si sbiancano i contatti del cavo, i filamenti, e
e dopo si può fare il collegamento. Allora, nei due stretti e nei due larghi ci va il bianco e la calza. Bianco e calza, perciò il bianco va qui, la calza va qui e il rosso va qua. Mi aiuto anche con la lente così. Il bianco mi aiuto anche con la pinzetta così si vede meglio. Sono già stati sbiancati in precedenza, adesso aspetto che fa presa. Poi qua attacco la calza. La calza ci metto un po' di isolante, di guaina isolante. Così non va a fare eventuali corti in giro. Termo restringente, così intanto che saldo il filo. Si stringe anche la calza. Becco sempre con la pinzetta. Dopo finisco di scaldarla, poi il rosso va messo qui. Ok, e poi ci va il nero.
Ok. Il connettore è saldato, adesso non faccio altro che stringere montarlo e poi dopo facciamo le prove.